Amici di Breciami Ancora, ben trovati! Oggi cuciniamo i nostri hamburger, eccoli qua, zan zan! Vi piace la confezione? A me personalmente fa impazzire, anche perché richiama il nostro logo. Allora ragazzi, questi hamburger hanno una bella storia e ora ve la racconto mentre ce li prepariamo. Prima però, premessa di 20 secondi, io qualche tempo fa ho pubblicato un video dove racconto come nascono e dove nascono e da chi sono custoditi i sapori di questo hamburger. Mi raccomando, andatelo a vedere, perché bisogna vedere prima quello e poi questo, altrimenti non unite le varie cose. La brace intanto è calda, alla guardate. Prima cosa, la confezione. Quando abbiamo deciso di fare questi hamburger avevamo due opzioni: o fare quelle confezioni strafighe, i cofanetti che si aprono, si chiudono, ma poi mi sono detto, ma perché utilizzare tutta sta carta? Quindi abbiamo utilizzato uno skin che mantiene inalterati i sapori della carne, ok, e permette una durata nel tempo, e davvero il minimo indispensabile di carta. Guardate un po' che carina la cosa. Questo è l'hamburger, 200 grammi. E qui c'è un invito a voi ragazzi, se li comprate mandateci una foto di come l'avete cucinato. Poi ovviamente plastica da una parte, carta dall'altra, riciclate. Allora, oggi ci cuciniamo un hamburger seguendo un po' quella che è la tradizione qui della Maremma, con ingredienti maremmani. Allora, eccoli qua. Tanto lo mettiamo sulla brace. Sono andato oggi dal panettiere qua vicino, noi siamo in zona Montecucco, siamo nel cuore della Maremma, la Maremma quella più selvaggia, più genuina, più incontaminata, e gli ho chiesto se mi dava delle schiacciate locali, delle schiacce insomma le chiamano, l'hamburger ce lo spariamo qua. Mentre chiacchiero vedete dall'alto le condizioni di vita del nostro bestiame e ho scelto di mettere qua il ranch di Breciami Ancora perché volevo il posto più incontaminato che avessi visto in tanto girare. Oramai, quant'è? Considerate che Breciami Ancora è vivo, attivo da 7-8 anni, quindi il posto più incontaminato, quando l'ho incontrato, ho deciso che volevo avere qui il ranch di Breciami Ancora, che è il mio ranch, ma è anche il vostro ranch, è il ranch di tutti gli amanti delle cose buone, saporite e genuine. E questi hamburger li abbiamo fatti assaggiare ai butteri. Per quello vi dicevo, andate a vedere il video precedente. Quando i butteri l'hanno assaggiato, io gli ho chiesto un po' alla romana, come faccio di solito, no? Ciao, senti la Maremma? Ed effettivamente loro ci hanno sentito la Maremma, perché sono assolutamente convinto che se una bestia, una vacca, vive bene, mangia un certo tipo di erba, insomma, se vive in un ambiente, in un contesto buono, il sapore di quella carne sarà buono. E qui ragazzi c'è un microclima pazzesco, praticamente siamo a metà strada tra il Montamiata e il mare, scorre l'Ombrone, questa è la zona del Montecucco famosa per il vino, tanto quelli sfrigolano. Allora, schiaccia, eccola qua, al bando, senape, salsa barbecue, io non ce la metto, io bagno tutto con l'olietto, ovviamente olietto di qua, siamo circondati da uliveti e da vigne. Opla, vai, pane e pane, pane e olio. Una caratteristica di questi hamburger, tanto dove li trovate in tutti i supermercati vicino casa. Li abbiamo fatti abbastanza grassetti, la percentuale di grasso varia tra il 16, il 18, il 20%, però vi posso assicurare ragazzi, quando lo mangiate sono strepitosi, ma perlomeno a me sono piaciuti tanto. Fettona di cuore di bue, che è il pomodoro che io prediligo per fare queste, per mangiarsi l'hamburger. Un po' sentì. Comunque pure un pomodoro scoppia di sapore se è innaffiato da sto sole. Cioè, guarda che sole, tiè. Ah, il casale là dietro, guardatelo bene, fategli una fotografia. Ora non ve lo posso far vedere dentro che stanno facendo i lavori, ma lì, amici di Breciami Ancora, ci divertiremo nei prossimi mesi, perché se io ho un braciere del genere, un posto del genere, un casale del genere dove, udite udite, ci sono camere da letto per dormire, secondo me qualcosina ce la potremmo pure organizzare, come la vedete? Tiè, guarda che bello ragazzi, guarda un po'. Ragazzi, io mangio al sangue, questo sia chiaro. Fettona di lattuga strepitosa, se mi è concesso un po' di peperoncino, che a me piace tanto, olè. Hamburgerone, olè. Tiè, raga, questo è hamburger della Maremma. Ma ricordate quella storia dove i maremmani sfidarono Buffalo Bill e
gli fecero i maremmani, sfidarono Buffalo Bill, gli fecero un tanto. È un po' l'approccio di Stamburger. Possiamo dire tranquillamente, signori, che l'hamburger maremmano batte quello americano 10-0. Io vi saluto, vi dico come al solito che la brace sia con voi e stavolta ve lo anticipo. Posso dire una cosa? Mortacci quanto è buono. Ciao!